Margherita. Di Luchino Visconti, dicevo. Margherita. Sono venuti a prendermi. Mi hanno portata qui. Nel castello visconteo di Imborio. Hanno scoperto la congiura. Ufficiale d'artiglieria, Virgilio De Fabricis. Per servirvi. Da vivo. Grazie, signore, grazie. Da vivo, il tribunale mi ha assolto. Da morto, sono costretto a vagare in questa piazza per l'eternità. A espiare una colpa che non ho commesso. Non ci si può mai fidare dei francesi. Io una volta l'ho fatto e sapete come sono finito? Morto, stecchito, tradito. Maledetti, e maledetto sia, ho detto. Tre volte maledetto, ho detto maledetto, maledetto, maledetto. Era lui che comandava Milano ai tempi, eh? Ai miei tempi. Vabbè, sono pomposo un poco, ma non è un gran peccato in un signore se sono superbo, o no? Secondo voi, che difetto e che peccato ho io? Ne ho pochissimi, vediamo, anzi, ne ho uno solo. Che peccato posso avere? Mantello rosso, la lussuria! Ma oggi mi sono deciso. Mi sono pulito, vestito, lavato, pettinato. La barba no, perché va di moda così oggi. E oggi mi sono deciso, le vado a parlare. Le vado a parlare? Vai. Le vado a... No, vai. Non le vado a parlare, no! Sì, le vado a parlare. Io sono mercante. Pensate, ho appena ricevuto dagli spagnoli l'onore del ritiro delle gabelle e dell'imposta sul sale. E pensate forse di impressionarvi? Detesto gli usurpatori spagnoli! Oh.